La seconda commissione consiliare, presieduta dal consigliere Gianni Rosa del gruppo Fratelli d'Italia, ha dedicato una seduta dell'organismo alla legge regionale numero 1 del 16 febbraio 2009 sullo sviluppo e competitività del sistema produttivo lucano. Un punto sullo stato di attuazione dello strumento legislativo che ha consentito di avere contezza sui bandi pubblicati, quelli per la Val d'Agri, la Val Basento e l'area industriale La Martella di Matera e quelli per la reindustrializzazione di siti inattivi. Negli interventi dei consiglieri regionali Rosa, Perrino, Pace, Romaniello, Galante, Molica e Napoli, alcune riflessioni sulle difficoltà di accesso al credito per le imprese, sull'eccessiva burocratizzazione delle procedure, sui livelli occupazionali, sull'impatto ambientale e sull'attività di formazione. Il dirigente dell'Ufficio Industria ed Attività Manifatturiere del Dipartimento Attività Produttive Tramutoli ha spiegato che è stata predisposta una delibera di giunta regionale che blocca lo scorrimento di tutte le graduatorie e che tutte le pratiche dovranno essere chiuse entro il mese di giugno. Nel frattempo, ha concluso, si sta pensando all'adozione di altre forme di agevolazioni e alla semplificazione amministrativa.